un'idea obbligatoria, la dittatura, la mancanza di libertà di idee. Questo era il fascismo. Giuseppina Porri, 94enne aretina, finalista al Premio Pieve 2017, conosce bene, suo malgrado, il significato di fascismo. Lo ha vissuto, infatti, sulla propria pelle. Il padre Angelo Fornaio, con la sua piccola attività in via della Bicchieraia, nel centro storico di Arezzo, nell'Italia fascista degli anni 30, è stato vittima delle persecuzioni in quanto bollato come sovversivo per le sue idee socialiste. Ne parlava. E la cosa era molto pericolosa, tanto pericolosa che poi Babbo è stato perseguitato. L'incubo iniziò nel 1935, quando Angelo andò a riscuotere il conto del pane di fine mese da un noto fascista in federazione. E lo empirono di botte. Uscì dopo più di un'ora che era là dentro, io ero in bottega, dalla bottega vedevo e lo vidi. Tutto insanguinato, appoggiato al muro, dai a prenderlo. Da allora è incominciato il suo calvario. La sua vinatesa, ammalò di cuore, probabilmente anche un fatto traumatico, probabilmente dalle botte che aveva sempre ricevuto. È morto a 44 anni nel sonno e così è finito il suo calvario. E per noi la nostra vita di famiglia. Ed è proprio la storia della famiglia Porri al centro del libro Il conto del pane, testo presentato agli studenti delle scuole aretine in occasione della giornata della memoria. Fondamentale secondo me è ricordare e ricordare sempre, ricordare noi che siamo testimoni non diretti, però quasi, perché comunque i nostri nonni hanno vissuto quelle situazioni, e poi noi passare a coloro che non avranno più la possibilità di avere dei testimoni diretti di quello che è successo. Io credo che sia importante perché i ragazzi sappiano quanto è il valore, quanto è grande il valore della libertà.